speranza nel dolore, lui è forza del mio cuore, è tutto ciò che ho. Lui è pace nel timore, lui è la sete del mio cuore, colui che adorerò. Gesù è, lui è la mia, Gesù, la verità per me, vita è, Gesù, oh, lui è la mia, Gesù, la verità per me, vita è, Gesù. Cari amici, ben ritrovati. Mamma caldo che fa, ragazzi, è arrivata l'estate, tutto in una volta. Si muore dal caldo dalle mie parti. Voi come state? State bene? Sì? Spero veramente che possiate stare bene e che possiate trascorrere una estate santamente. Va bene? Ma soprattutto con queste belle catechesi, vero? Allora, voglio rispondere innanzitutto alla nostra sorella Elda, la quale mi ha fatto ancora un'altra domanda. Mi ha detto: ma tu parli che lo Spirito Santo fugge dalle persone arroganti, superbe, quindi in poche parole, come fa, quando noi preghiamo per i peccatori, per i lontani, lo Spirito Santo quindi non li raggiunge? Se ho capito bene questa domanda. Cara Elda, lo Spirito Santo ieri ho detto che è così delicato, che ha bisogno di un cuore delicato, ha bisogno di umiltà, ha bisogno di una vita meno ribelle, meno complicata, nel senso che la preghiera serve affinché questi cuori induriti diventino docili. Lo Spirito Santo non entra in un cuore ribelle. Allora la nostra preghiera è necessaria affinché quei cuori ribelli possano diventare docili. Ma capisci bene, capite bene, cari amici, che lo Spirito Santo non può entrare in un cuore ostile, in un cuore ribelle. Noi dobbiamo pregare per tutti i peccatori, dobbiamo pregare per coloro che ostacolano l'agire di Dio. La preghiera è fondamentale, ma non possiamo dire che in quei cuori alberga lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo, dice la Scrittura, scappa dalla finzione, cioè proprio non può stare in un cuore ribelle, perché c'è un altro spirito che alberga, ed è lo spirito diabolico, lo spirito della ribellione, lo spirito del peccato, lo spirito della sporcizia morale. Quindi capite bene che lo Spirito Santo non può stare in un ambiente ostile. Lo Spirito Santo ha bisogno di accoglienza. Anche Pietro, quando fece la sua prima predica, cosa disse? Pentitevi e riceverete lo Spirito Santo. Quindi è necessario il pentimento, è necessaria una vita rinnovata, una vita purificata, una vita capace di dire sì, la mia vita è stata nell'errore, ha sbagliato, però voglio ricominciare. Ecco, il pentimento, e si riceve poi lo Spirito Santo. Ecco perché io dico sempre che non ha valore e preparare quei ragazzi alla cresima dove non si ha la consapevolezza. Cioè, che senso ha far ricevere a 50, 40, 30 cresimandi il sacramento della cresima, ma non hanno capito nulla del valore della cresima? Quindi lo Spirito Santo entra in quel cuore che prende consapevolezza, coscienza e conoscenza della potenza di Dio e della potenza quindi dello Spirito Santo. Quindi la preghiera va sempre fatta, soprattutto per i cuori induriti, per i peccatori. Ma dobbiamo dire che lo Spirito Santo, purtroppo, in quelle persone che hanno questi atteggiamenti, che hanno cuori ribelli e ostili, capite bene che lo Spirito non può stare in quelle persone. Va bene, è offuscato, è annebbiato, come dicevo ieri. No, il peccato, vedete, annebbia la visuale di Dio, e perciò lo Spirito Santo è offuscato.
Certo, qualcuno potrebbe dire, ma l'abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. E beh, certo, io posso pure aver ricevuto un regalo e metterlo da parte e quindi non usarlo mai. E quindi che senso ha avere un regalo e metterlo in disparte? Quindi non so se ho dato risposta ad Elda e agli amici che mi stanno seguendo in questo momento. Allora, ci siamo lasciati ieri dicendo che i padri della Chiesa insegnavano quindi che bisogna avere familiarità con lo Spirito di Dio. Vedete, se vogliamo una vita spirituale abbiamo bisogno di familiarità con lo Spirito Santo, non dobbiamo stare a distanza con Lui. Chi inizia un vero cammino di fede si accorge che la sua vita diventa anche più delicata. Ricordate ieri cosa dicevo? Se una persona rozza tiene in mano una colomba, fa differenza tra un'altra persona invece che è delicata e che ha tra le sue mani una colomba. Quindi la differenza c'è. E la differenza è come quando io dico tra amore e sesso. Il sesso è sfogo, egoismo, l'amore è tutta un'altra storia. E allora perché abbiamo bisogno di familiarità con lo Spirito Santo, abbiamo bisogno di non essere distanti da Lui? Perché lo Spirito agisce soprattutto in quel cuore che ama e trasmette la sua dolcezza e la sua soavità e impregnano tutto l'essere della persona. Una persona che fa un cammino di fede, che ha incontrato Cristo, è cambiata. Ed è cambiata in meglio, è cambiata in docilità, in delicatezza, affabilità, generosità, gentilezza, educazione, rispetto, a differenza di chi non ha un cammino di fede. Capite bene, e non sto qui ad elencare tutto il contrario di chi non ha un cammino di fede. Occorre quindi tanta purificazione per accogliere lo Spirito Santo. Dobbiamo pentirci, ecco perché Pietro dice ai giudei, pentitevi e riceverete lo Spirito Santo. Una persona che non si pente dei propri errori e dei propri peccati, come può ricevere lo Spirito Santo? Che senso ha ricevere lo Spirito Santo? Non so se vi ricordate, soprattutto i miei parrocchiani lo sanno bene, che io dico che tanti sacramenti sono animati ma non celebrati. Tutti quasi i sacramenti, no? Quando vengono vissuti solo per animazione. Vedi per esempio un battesimo, vedi una cresima, vedi una prima comunione, vedi il sacramento del matrimonio. La maggior parte vivono questi momenti per animazione. Quindi si preoccupano del fotografo, si preoccupano dei fiori, si preoccupano della chiesa allestita, ma l'essenza non c'è. Quindi sono sacramenti animati ma non celebrati. Senza una vita purificata lo spirito fa fatica ad entrare. Se dentro di noi non c'è il sano pentimento, lo spirito non può agire. È come se noi facessimo entrare in casa nostra una persona che non vogliamo che entri. Però per forze maggiori facciamo entrare questa persona e sappiamo bene che non è gradita, quindi lo Spirito Santo, anche se diciamo vieni Spirito Santo, ma così dai il giorno della prima comunione di mio figlio, il battesimo di mio figlio, il giorno del mio matrimonio, ma di che? Se non capivi nulla di quello che vivevi, non hai capito nulla del valore nella verità della fede, quindi che cosa mi viene a dire il mio matrimonio, il battesimo di mio figlio, la cresima di mio figlio, la prima comunione dei miei figli? Ma di che? Non ci prendiamo in giro, cari fratelli e sorelle. E allora, senza, ripeto, una vita purificata, lo spirito fa fatica ad entrare. E che vuol dire? Vuol dire che bisogna prima confessarsi e poi ricevere lo Spirito Santo. Certo, è Pietro che risponde, pentitevi, ripeto, e riceverete lo Spirito Santo. Senza il desiderio di conversione non esiste vita di Spirito Santo e non esiste vita spirituale. Anche quelle persone che dovessero dire io faccio un cammino di vita spirituale, poi io chiedo o vorrei chiedere a queste persone, da quanto tempo è che non ti confessi? Che regolarità hai con la confessione, col sacramento della confessione? Ogni quanto incontri il tuo padre spirituale? Quindi capite bene che lo Spirito Santo non è uno slogan, lo Spirito Santo deve diventare veramente il motore per ciascuno di noi quando ogni giorno ricerchiamo la grazia e lo Spirito agisce nella grazia. Va bene, lo Spirito Santo è la grazia di Dio.
si può concepire un cristiano che prega, 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 però non si confessa mai, non si accosta mai all'Eucaristia. La domenica ogni tanto va a messa, ogni tanto va fuori. Che vita spirituale è? Vita, ripeto, spirituale. Cioè significa che lo spirito ha preso il sopravvento su un altro spirito, lo spirito del mondo, lo spirito della carne. Quindi, cari amici, è tutta un'altra storia, eh? Capire, che bisogna camminare con lo Spirito Santo. Anche i sacramenti, ripeto, vengono vissuti per teatralità, ma non servono a niente. Io, correggo sempre le mie catechiste, no? In parrocchia, dico: guardate che il catechismo non deve diventare scuola, deve essere un momento in cui il ragazzo viene attratto, attirato dalla bellezza, dalla potenza dello Spirito Santo, la bellezza della fede. Dobbiamo fare innamorare di Cristo, non dobbiamo inculcare la dottrina di Cristo, dobbiamo fare innamorare di Cristo, di questo personaggio, di questo uomo che è Dio, che si è fatto uomo ma è Dio e che è venuto per salvare l'umanità, a salvare l'uomo, a rendere la vita dell'uomo più bella. Va bene? Grazie. Allora, per questo anche momento di catechesi. Oggi è sabato, vi auguro un buon fine settimana, una santa domenica, vi raccomando, andate a messa domani o stasera e non dimenticatevi di salutare di tanto in tanto anche il vostro parroco e di dire vi vogliamo bene, non di salutarlo di tanto in tanto, di salutarlo sempre e ogni tanto dirgli vi vogliamo bene, ti voglio bene, ok? Come voglio bene a Gesù, voglio bene anche a te che sei per il momento il mio pastore, voluto da Gesù. Ed è opera anche dello Spirito Santo, perché se noi siamo diventati preti anche per opera dello Spirito Santo. Quindi lode allo Spirito, lode al Signore, lode alla Santissima Trinità. Grazie sempre per il vostro ascolto. Ci vediamo, a Dio piacendo, lunedì. Buona domenica, anzi, Santa Domenica.